Yeah. Appena raggiungerò io 30.000 follower su Instagram, chiocciola Riccardo Dalotti, e ZV ne raggiungerà 40.000, ce ne mancano pochissimi, quindi correte, faremo un episodio dove faremo le videochiamate insieme a voi, quindi Ricchitti e intervistatore che vi videochiameranno su Instagram, quindi andateci a seguire. Dai regà, lì nello studio. Regà, prima che il video incominci, se questo video raggiunge 7.000 mi piace, vi porterò la stagione con Ricchitti Junior. E scrivetemi qui sotto in un commento quale dovrà essere la prima squadra di Ricchitti Junior. Bentornati in questo nuovo video qui a Talox. Oggi regà, sì, sta andando bene la stagione, diciamo siamo primi nel girone e tutto quanto. Abbiamo la partita di Champions League di ritorno con l'Inter e poi regà avremo il big match contro il Real Madrid. Regà, sarà una partita davvero davvero difficile, quindi non perdiamoci chiacchiere, andiamo a giocare. Dopo andremo a fare post partita qualcosa di interessante in giro per il mondo. E poi andremo tutti a Madrid per il big match. Quindi Ricchitti, sei pronto? Tutto pronto sotto la pioggia di Barcellona, ragazzi. Siete pronti per questo match? Eccolo il Barça, prima presenza da titolare in Champions League per il nostro Ricchitti. Finalmente siamo riusciti un po' a riconquistare la fiducia del mister e di tutta la squadra. Messi, regà, non so perché non lo fa giocare mai insieme a me. Si comincia, saremo noi nuovi Messi, regà. Bella sta palla in profondità per Ricchitti. Ricchitti contro Skriniar. Ricchitti, grande skill. Porca miseria, se crossavi. Bella così. Vai Ricchitti fino in fondo. Ricchitti, cross corto, non arriva nessuno. Ricchitti, bella così, ancora, risponde Ruffier. Bella sta palla in profondità verso Ricchitti, ancora Ricchitti contro Skriniar. Ricchitti lo lascia lì, Ricchitti rientra benissimo, lo prova sulle stelle sempre. Attenzione al cross, Ricchitti traversa, non ci credo raga, Umtiti rete, credo che sia Umtiti, no Bailly raga. E andiamo, abbiamo preso la nostra prima traversa di testa, cioè stavamo a fare il primo gol sul calcio d'angolo, non c'era mai successo. Finisce il primo tempo, 1-0 Barça, ottimo risultato, era quello che ci voleva. Però Ricchitti regato, a cavallo sblocca i Champions, Ricchitti, avanti, dai, l'abbiamo vinta l'anno scorso, mo ci dobbiamo avere sti problemi, dai. Riproviamoci regà, ci riproviamo, palla per Ricchitti, doppio anticipo, tanto la levata, ancora lui. No, stavolta è Umtiti regà. Due calci d'angolo fatali per l'Inter, pentolino a random, 2-0 regà, e andiamo, Umtiti questa volta, e andiamo, 2-0 su due calci d'angolo regà, dominio Barça proprio. Palla profondità, Ricchitti lo cerca centrale, 1-2 rapidissimo, bella nuova, se ne ha mangiato regà, se ne ha mangiato, Ricchitti lo prova, niente. Bella così in profondità, Ricchitti la mette giù benissimo, supera Skriniar, attenzione ancora Ricchitti, che ha fatto? Oh, palo, no, fuori. È finita regà, 2-0 per il Barça, ottimo risultato, ora testa alla partita di Madrid. Bentornati amici telespettatori, come sempre qui il vostro ZV. Allora ragazzi, partita contro l'Inter finita sul punteggio di 2-0. Abbiamo qua come sempre il nostro bomber Riccardo Dalotti, Ricchitti, che si è già cambiato. Sì, Com'è andata questa partita? Beh, sì, è stata una partita abbastanza tosta. L'Inter in difesa è una squadra veramente forte. Abbiamo trovato il vantaggio dell'1-0 e del 2-0 su due sviluppi di calcio d'angolo. Ho preso una traversa, è andata male, però l'importante è aver portato il risultato a casa. Certo, questo è sempre l'importante, quindi magari il gol arriverà, certo, la prossima. Certo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ok regà, ci siamo, abbiamo rimesso di nuovo la prima persona perché in tantissimi mi avete scritto che vi era piaciuta l'altra volta, quindi fatemi sapere se volete la prima persona oppure se volete di la nuovo. Voglia, molto più figa. La voglia fa più molto personaggio proprio come se fossi io che sto giocando. Proprio vita reale. Così. Esatto. Ok, quindi regà, oggi sono qui per farvi vedere innanzitutto la nostra nuova macchinetta che ci porterà all'aeroporto per andare a Madrid per vincere il big match, il classico, cioè. Quindi Talox contro Alex Hunter di nuovo. E raga, guardate che macchinetta nuova è appena arrivata. Mazza. Guardate qua, pam. L'ho copiata da Salah, perché non so se vi ricordate che Salah ce l'aveva più o meno identica, però gliel'abbiamo rifatta rossa noi dopo. Quindi per non copiare troppo Salah, raga, abbiamo preso questa nuova macchinetta che adesso vi faccio vedere dall'interno. Ok.
Tanta roba, guardate, fatta proprio figa figa. Solo l'unica mia paura è che ho paura di non saper guidare con la prima persona. Ok, è stato abbastanza difficile, infatti qualche volta tipo ci siamo appiccicati un po' su qualche muretto e credo che abbiamo fatto qualche danno serio alla macchina. Vediamo se viene qualcosa. Cioè, come faccio a cambiare corsia? È una cosa impossibile così. Attenzione, vediamocela. Mamma mia. Vabbè, troviamo un posto per parcheggiare la macchinina al volo. Ok, credo sia una cosa relativamente difficile questa. Proviamo a scendere qui sotto, vediamo se c'è un parcheggio o qualcosa. Ci accostiamo e parcheggiamo la nostra macchina. Regà, intanto Dybala ha vinto il pallone d'oro. È il nostro prossimo obiettivo quello, eh. Prossimo obiettivo, pallone d'oro. Ok, siamo giunti finalmente al giorno del big match. Si va tutti a Madrid, raga. Mamma mia, l'hype a mille. Hype a mille per questo match. Mamma mia, Ricky T versus chi sei tu? Chi era questo bestione? Nacho Fernandez? Tutto pronto sotto la neve di Madrid, raga. Nevica a Madrid, attenzione. Alex Hunter versus Ricky T 2.0 questa volta. Sfida Barça-Real. Tanta roba, raga. Mamma mia, speriamo di riuscire a vincere questo match perché sarebbe troppo, ma troppo importante. Guardate il Bernabeu, raga, sommerso dalla neve. Che spettacolo. Chi è il più forte? Che spettacolo, raga, gioca sotto la neve. Ricky T recupera subito un pallone intanto. Si allarga benissimo sulla fascia. Ricky T lo prova. Di poco fuori, occhio Real. Che spettacolo, raga, gioca su un campo così innevato. Ma ancora un doppio errore. Brutto fallo, raga. Brutto fallo, mi sono fatto prendere al momento forse. Attenzione, cartellino giallo, va bene, dai, per fortuna, dobbiamo stare attenti, era convinto di arrivarci su quel pallone. Bella la palla profondità verso Ricky T, vai che ci arrivi, attenzione, quello è rigore, attenzione, al cross in mezzo, no, in mano gliel'è messa. Attenzione, palla in profondità, Vinicius Junior, al cross, dove era andato il portiere? Ancora palla in profondità verso Ricky T, Ricky T contro Varane, che ci ha dato sempre gatte da pelare, attenzione, Ricky T entra in aria, Ricky T è passato, va al cross in mezzo, niente, ancora in mano, Isco, Mané, Ter Stegen. Attenzione, l'imbucata, Vinicius Junior contro Ter Stegen, il cucchiaio. Se l'è divorato, regà, Vinicius, per fortuna. Bella sta palla a profondità, vai Ricky T, provalo, rigore. Vai Ricky T, bravissimo così, Ricky T, al cross, solo, non ci credo, regà, l'ha parata. Che ha parato Courtois, non ci credo come hai fatto a sbagliare, non ci credo. Ricky T, manda in profondità, vai Malcolm, lo prova. L'assist di Ricky T è vincente. Andiamo a esultare sotto la curva del Real. Ma siete matti? Siete matti? Siamo andati a esultare sotto la curva del Real. Criminali. E andiamo all'ultimo. Ricky T in anticipo, la gioca subito di prima. Malcolm, senza pensarci due volte, la mette dentro. E il Barça si porta il classico a casa. Rinvio dal fondo. Vai Ricky T. Oh, è finita, arbitro. È finita! Ricky T si porta a casa il classico! E andiamo così! Andiamo con le interviste, andiamo un po' a festeggiare questa sera per Madrid, va, che è meglio! Caro Alex Hunter, ci vediamo anche oggi, la prossima volta! Bentornati amici telespettatori, come sempre qui il vostro ZV, siamo qua per intervistare il nostro Ricky T dopo il classico vinto. Primo classico vinto, tra l'altro con un tuo assist al 90esimo pazzesco. Sì, sono stato davvero contento della prestazione. Il classico è una partita molto sentita qua in Spagna, sono davvero felice, abbiamo vinto. L'assist al 90esimo anche oggi purtroppo non sono andato in rete. Beh, penso che comunque valga come un gol. Esatto, sì, è stato un assist importantissimo perché sarei potuto andare in porta, invece ho visto male. Ho detto vai Malcolm, pensaci te, io l'ho appoggiato e lui non ha sbagliato davanti a Courtois. Sono davvero felice di questo risultato. Grandissime emozioni. Sì, grandissime. Giocare partite così importanti è sempre bellissimo. A voi la linea. Ok, grazie mille signor Taxi. Siamo arrivati al club dove ci stanno aspettando tutti gli altri membri della squadra. Entriamo e olè. Ok, è molto difficile prima persona. Eccoci qua tutti i nostri giocatori che stiamo festeggiando. Forse secondo noi per Madrid non è stata una grande idea. Vabbè, andiamo a festeggiare, tanto siamo in taxi. Prendiamoci un bel drink. Ma comunque guarda che non è tanto sicuro venire a ubriacarsi in un bar di
di Madrid. Di tifosi rivali. Vabbè, non penso che ci stanno tutti i tifosi rivali. Come no? Guarda che ormai non sei più ai tempi dell'Atalanta, che non ti conosce nessuno. Mo sei al Barcellona. Ok, raga, mentre... Perché stanno a correre questi? Oh! Oh! Yeah. Ma chi è? Oh! Damoci! Ma che sta succedendo? Oh! Che sta succedendo? Non riesco a uscire, non riesco a uscire, non riesco a uscire. Oh, fuggi! Ma che sta succedendo? Aggiunti un attimo. Oh, oh, ma ce l'hanno con te! No, raga, questi sono tifosi del Real. Io te l'ho detto. Oddio, raga, ma mi scappavo, questi mi stanno a ricorrere, sono matti. Io te l'avevo detto. Oddio, raga, come si fa a mettere la visuale all'indietro, tipo? No, che sto a fare? Sto dal cazzotto pure io. Ancora mi stanno a inseguire, vedevo da... Via il taxi! Dove sta? Chiamalo! Ma se può correre, non si può correre mentre fai... Oddio, raga! Corri! Ah, non corre! Guarda che ti arriva! Non ho fatto in tempo, aiuto! Raga, questi sono matti, questi erano tifosi del Real! Giriti, vedi dove stanno? Ancora, ancora che corrono! Oh, ancora! Ma te l'ho detto io che mo non sei più a tempi dell'Atalanta! Che ti rompono le palle! Scappa, Righi, scappa, raga, stavo a rischiare via le botte a Madrid. Io lo sapevo che non era la migliore delle idee. Stavo a saltare sulle macchine, stavo a fare tutte. Dai, credo di averli seminati più o meno. E beh, siamo andati in mezzo ai barboni di Madrid. Minimo me cose mi picchiano pure i barboni, probabilissimo. Ok, raga, l'abbiamo seminati per fortuna, spero. Proviamo qua, mamma mia. Ma dove sei finito? Ma che ne so, a Barbolandia, ok, l'abbiamo seminato. Che panico, raga, che panico che abbiamo preso. Beh, chiamo un po' la polizia a farti portare a casa. Ah, come cazzo è possibile che... Ma tu sei scemo a uscire da solo comunque? Vabbè, ma c'erano anche gli altri. Gli altri. Fate, se sono andati pure sono gli altri. Sono scappati anche gli altri, non ti pensare, eh. Vabbè. Chiamo un po' la polizia e andiamo a casa. Vabbè, torniamoci a casa che questa puntata è stata davvero scoppiettante, va.